La giornata del trasporto italiano nel mondo è una bella iniziativa promossa dal nostro Ministero degli Affari Esteri insieme al Ministero dello Sport e al CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, ed è un'iniziativa che è maturata rendendosi conto come lo sport sia un po' al centro dello sviluppo economico, di crescita dell'Italia. È una grande risorsa non solo di dialogo e di pace e di collaborazione, ma anche un discorso di business e di saper valorizzare le nostre eccellenze nel mondo. Per questo, questa giornata, anzi, queste giornate, perché sono diverse iniziative qui in corso a Praga, sono ispirate e collegate con i prossimi Giochi Olimpici del 2026, invernali, che si terranno a Milano per gli sport sul ghiaccio e a Cortina per gli sport sulla neve. Tutto questo va a contribuire alla promozione del nostro paese nel mondo, e in particolar modo qui in Repubblica Ceca, dove ho l'onore di prestare servizio, e per valorizzare la nostra potenzialità in materia sportiva e produttiva. La celebrazione della giornata italiana nel mondo, dello sport italiano nel mondo è un insieme di eventi che questa ambasciata ha già iniziato a realizzare. Sabato scorso l'Italia, l'Ambasciata d'Italia, insieme alla Camera di Commercio, all'Istituto di Cultura e al Comites, ha sostenuto la corsa di 10 km qui a Praga, organizzata da un'istituzione fondata tra l'altro da un connazionale, Carlo Capalbo. È un'iniziativa molto bella in quanto noi premieremo i vincitori qui in ambasciata questo pomeriggio. Ma le celebrazioni cresceranno e continueranno con un incontro con importanti calciatori cechi che hanno giocato in Italia negli anni scorsi e continueremo anche con una serie di iniziative a Brno, in Moravia, in materia di volleyball, di pallavolo e beach volley, e per poi completarsi con una bellissima tradizionale, classica sfida calcistica tra Italia e Repubblica Ceca che organizzeremo insieme al Comites. Le istituzioni devono e vanno qui a Praga sempre insieme. Sono strutture che si completano e complementari, c'è cioè chi si occupa di cultura, chi si occupa di impresa, chi si occupa di relazioni culturali, istituzionali, politiche. Quindi tutti insieme rappresentiamo il sistema Italia e tutti insieme individuiamo nello sport uno strumento fondamentale di promozione del nostro paese in Repubblica Ceca. Per cui è giusto che lavoriamo insieme ed è giusto che programmiamo eventi interessanti anche in materia sportiva da offrire al popolo, al pubblico ceco.